Ciao a tutte, carissime amiche, carissimi amici, bentornati sul mio canale. Non so perché si vede, ecco. Ovviamente starete vedendo il letto disfatto, ho appena tolto le lenzuola, le ho messe a lavare, eccetera, eccetera, anche perché devo fare un video tra poco. Mentre stavo piegando questo camice di mio marito, mi è venuto in mente di girarvi questo video. Cioè, io ho trovato il connubio perfetto per un bianco che addirittura steso con i riflessi della luce dava sul blu, un bianco spettacolare, un bianco perfetto, senza pretrattare, senza mettere delle cose sulle macchie. Quindi vi dico subito, allora mio marito mi porta il camice qui sulle maniche, perché lui va a strofinare sulle maniche, non vi dico che cosa c'è ogni volta, il nero che più nero non si può, sia su questa parte e sia su questa parte centrale, anche se lui su questo camice ci va a mettere la sua parannanza, che adesso devo andare a piegare. Mettevo sempre lo smacchio tutto, la candeggina delicata, si fa qualcosa, però io ho notato che questo detersivo, io che cosa ve lo dico a fare, cioè chiaramente ho appoggiato i due detersivi perché sono coprimaterassi, adesso devo andare a mettere a lavare, che cosa ve lo dico a fare, cioè io quando ho della roba molto sporca, della roba che so che ci sono delle macchie ostiche, delle macchie particolari, io so che devo andare ad utilizzare lui. È un detersivo, è un portento, ve ne ho già parlato in altri video di questo Conad, chiaramente c'ha questa apertura così a cavolo, perché mo tra un poco lo devo travasare nel bidoncino della lavatrice con la lavatrice raffigurata di Lidl e il bidoncino proprio dove io vado, dove tengo la polvere per il bucato. Non ce n'è per nessuno, è un detersivo, un portento, uno spettacolo, un capolavoro. E poi ho notato un'altra cosa, già lui agisce alla grande, ma poi in combo con questo qua, che cosa ve lo dico a fare? Cosa ve lo dico a fare? Cioè, più bianco non si può. Addirittura, ripeto, questo camice steso, perché molte volte una persona non può notare proprio il candore del bianco quando magari ha delle lenzuola colorate, no? Diciamo che quasi nessuno c'ha proprio il lenzuolo bianco, completamente bianco, però il camice è la prova del 9, anche perché questo cotone dei camici è un po' antipatico, perché il detersivo tende un pochettino a scivolare, ma è uno spettacolo, e veramente io vi straconsiglio questa combo di detersivi. Ho imparato anche un'altra cosa, non vado più a metterli insieme, perché ho visto il video di una ragazza su YouTube dove consigliava, ecco perché io non sono nessuna, mi piace imparare come voi, quindi io vado a mettere il detersivo in polvere nel suo bicchiere dosatore, lo vado a ficcare nell'oblò, e poi questo omino igienizzante con tecnologia Deo neutralizza i cattivi odori, rimuove germi e batteri, smacchia bianchi e colorati, dermatologicamente testato, lo vado a mettere nella sua vaschetta, nella lavatrice dove si tira il cassettino.
I gradi possono cambiare da 40 a 50. Io quando metto le lenzuola cerco sempre di andare dai 50 ai 60. Quindi una volta che voi andate a mettere dei capi bianchi con questo Conad e con il suo additivo, i capi vengono bianchissimi, cioè più bianco non si può. Un bianco che addirittura va a sfociare al blu, quindi fantastico, lo starete vedendo, veramente è venuto uno spettacolo, bianchissimo, e non c'è bisogno neanche di andare assolutamente a pretrattare. Bene, spero che questo video vi piaccia una volta online. E un attimo che vi faccio vedere anche l'ammorbidente che sto utilizzando, con il quale mi sto trovando molto bene. Allora, l'ammorbidente con il quale mi sto trovando molto bene, non lo avrei mai detto perché non lo utilizzavo da una vita, cioè neanche mi ricordavo se funzionasse, se si sentisse l'odore, eccetera, eccetera, è il felce azzurra classico. Mi sta piacendo. Non è che il profumo ti rimane per chissà quante ore, o non è magari forte e intenso come può essere il Lenor, però vi posso dire che mi sto trovando molto molto bene. Quindi utilizzato, diciamo che io quando lavo le lenzuola non vado a mettere, oppure anche il camice stesso. Non vado a mettere l'ammorbidente, l'ammorbidente lo metto più sui capi scuri, ma veramente questo trio di Dettersive è un portento. Io vi feci anche una soluzione fai da te con lo svelto e l'alga o l'alba a spray, però vi posso dire che anche senza andare a pretrattare, senza andare a mettere quella soluzione nella parte delle ascelle, in questa con il camice c'era anche una maglia intima di mio marito che sotto proprio alle ascelle è uscita bianchissima. Mi sono dimenticata di prenderla perché sta ancora stesa, che è ancora umida. Però vi posso garantire che è uscita anche lei bianchissima. Quindi questo è il trio bomba. Il trio bomba boom! Per un bianco che più bianco non si può. Spero che questo video, una volta online, vi piaccia. Un bacio e alla prossima. Ciao!